Buonasera dal campo arcobaleno, esordio per il Dream Team in questo torneo contro gli Alfa Sport. Dream Team che si presentano con un delicato tre pali, poi Marletta, Giuffrida, Carabello, Molino, Sardo e Pagano. Gli Alfa Sport confermatissimi con Mangion, poi Catania Pace, Scilio, Bianco, Morgioni e Bianco. Il primo era Bianco Michele. Andiamo a vedere quindi con le immagini e con il nostro montaggio video quello che avviene. Subito provano da fuori a tirare gli Alfa Sport, una conclusione velletaria. Poi gli Alfa Sport sempre con Longhitano riescono ad avere l'occasionissima e vanno subito a segno al nono minuto con Longhitano che resiste ad una carica da parte degli avversari e trova la rete dell'1-0. Quando siamo al nono minuto della prima frazione di gioco vediamo Longhitano col sinistro, insacca molto bene. Al nono minuto, azione però dei Dream Team, buon fraseggio sulle linee, poi Pagano riesce ad insaccare con un bel destro da fuori, non è irresistibile, non potentissimo, ma riesce ad insaccare. Andiamo a rivedere con dal replay fornitoci dalla regia. Pagano col destro trova la rete. Alfa Sport però che riescono a approfittare di una difesa un pochettino addormentata da parte dei Dream Team, la rete di Pace. Quando siamo quasi al ventesimo minuto del primo tempo, Pace si smarca molto bene, un bel sinistro, andiamo a vedere come si è smarcato davvero con molta astuzia e poi si fa esplodere il sinistro sul palo del portiere, niente da fare per indelicato. Ancora in avanti sempre loro, gli Alfa Sport, ancora con Pace, trova la doppietta al 22esimo minuto, errore ancora difensivo, Pace ne approfitta ed insacca ancora una volta, doppietta personale per lui sul 3-1. Possono dilagare ma non è così, guardate l'azione di Pagano, gran palla per Molino che insacca, poi ancora squadra Molino con Pagano, ma Molino ha fatto un'azione strepitosa. Andiamo a rivedere davvero un'azione deliziosissima da parte di Molino, poi Pagano rivede Molino in mezzo che non può sbagliare, ma davvero il gol lo meritava Molino dopo l'azione che aveva fatto. Ancora provano gli Alfa Sport a manovrare, cambio di gioco, poi la grandissimo destro da fuori da parte di Bianco, che rete quando siamo al primo minuto della ripresa, davvero un gran destro da fuori da parte di Bianco, rivediamo ancora di controbalzo, gran destro, nulla da fare qua per indelicato. La reazione dei Dream Team, palla ancora in mezzo, errore difensivo, una parabola da parte di Catania, ovviamente non voluta, un autogol a pallonetto che spiazza il portiere, rivediamo il pallonetto di Catania, involontario ovviamente, sotto l'incrocio, nulla a fare per Mangion. Sempre in avanti i Dream Team alla caccia del pareggio, e accorciano ancora, riescono ad agguantare il pareggio inaspettato con Pagano, ancora gran tiro di Pagano al 15esimo minuto. Ancora in avanti sempre i giocatori dei Dream Team, incredibile la grande azione, c'è questa rete ancora una volta Dream Team che chiudono la partita così con Giuffrida. Il nostro montaggio video si ferma qua per problemi tecnici, quindi ci scusiamo. Come visto la grafica, vincono gli Alfa Sport 7-5. Buonasera dal torneo arcobaleno, intervistiamo qui il migliore in campo della partita offerta dalla New Entry Dream Team contro l'Alfa Sport. Migliore in campo abbiamo qui il nostro Longhitano con una splendida doppietta, soprattutto il secondo gol davvero splendido. Cosa dici di questa partita e della tua prestazione soprattutto? Diciamo la mia prestazione è stata decente almeno. Vabbè, ci stiamo facendo riprendere la partita gli ultimi 5 minuti e alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Anche perché farci fregare un'altra partita non era molto carino. Infatti abbiamo dato per questo qua, ha dovuto un calo, la grande rimonta degli avversari, avete temuto? Oppure siete sicuri comunque sia che mantenendo la calma sareste riusciti comunque a portare a casa il bottino pieno? No, veramente abbiamo avuto 5 minuti di blackout totale dove abbiamo preso 3 gol consecutivi. Quindi come la prima partita, speriamo di evitare successivamente questi blackout, vediamo se li possiamo evitare. Benissimo, allora ringraziamo Longhitano per la sua gentile collaborazione a questa intervista. Ti consegniamo il premio come match player, scusami, tanto dammi una mano, perfetto. Dal torneo Arcobaleno è tutto e alla prossima.